Il primo lunedì da prefetto di Trieste e commissario di governo, Pietro Signoriello lo sta dedicando a conoscere la città e il territorio. Dopo l'omaggio ai caduti al Colle di San Giusto, gli incontri con il sindaco di Piazza e il presidente della regione Fedriga. Ha anche conosciuto i vertici delle forze dell'ordine, ma precisa non si tratta di un comitato di ordine e sicurezza. In questo momento c'è soltanto l'esigenza di ascoltare e comprendere quanto prima la nuova realtà. Non sono triestino, ma lo diventerò, aggiungo. Consapevole comunque che la rotta balcanica con i ricollocamenti e le riammissioni sarà uno dei punti prioritari della sua agenda di lavoro. Ho potuto già valutare dai dati che mi sono stati messi in visione che abbiamo avuto punte anche di ingressi di circa 500 in regione settimanali, cosa che evidentemente per un contesto del genere è importante, particolarmente significativo e problematico. Peraltro non va considerato soltanto in termini localistici, ma comunque la rotta balcanica è una rotta che è una porta nazionale e europea, quindi il tema non va valutato solo per Trieste, ma anche diciamo, per aree più vaste. Non è escluso che questo tema sarà oggetto di un focus specifico nel prossimo fine settimana con esponenti del governo nazionale. L'allargamento dell'area Schengen alla Croazia non modificherà i flussi della rotta balcanica, secondo il nuovo prefetto, che ritiene la presenza dell'esercito nell'ambito di strade sicure uno strumento di supporto alle forze di polizia.